Allora, nella nottata di ieri sera, la Polizia di Stato del Comune qui del commissariato di Priolo ha arrestato due persone che si erano rese responsabili del tentativo, nella fattispecie di ieri sera, del tentativo di incendiare, di incendio di un'autovettura. In questo caso la polizia nel comune di Priolo ha cercato di porre un freno a una sequela di attività delittuose che miravano appunto all'incendio di autovetture e camper che nell'ultimo mese si erano verificati piuttosto di frequenti. Pertanto, con l'attività di ieri, in buona sostanza, abbiamo bloccato l'attività delittuosa. Siamo alla ricerca del terzo componente di questa sorta di raid punitivo e pensiamo nelle prossime ore di individuarlo e soprattutto arrestarlo. Con questa attività noi il nostro bilancio come commissariato di polizia riteniamo che sia positivo, perché il commissariato è impiegato a 360 gradi a bloccare tutte le forme di attività illecite, dove siamo impegnati su più fronti, sia per quanto concerne la tutela del consumatore, sia per quanto concerne anche i reati ambientali. Siamo intervenuti presso un caseificio abusivo dove abbiamo rinvenuto tutta una serie di forme di formaggio che erano state prodotte senza alcun rispetto delle regole di sicurezza e di tutela nei confronti del consumatore e pertanto abbiamo proceduto al sequestro. Quindi la Polizia di Stato con questa attività variegata che va anche ultimamente abbiamo anche individuato un traffico di reperti archeologici, attesta ulteriormente la propria presenza sul territorio a sostegno della collettività qui nel Comune di Priolo. Si tratta di una collaborazione sinergica, devo darne atto, con l'Arma dei Carabinieri, dove insieme stiamo garantendo una maggiore sicurezza, così come ci eravamo ripromessi di fare all'inizio di questo mandato qui nel Comune di Priolo. L'attività, dicevo, è variegata. Siamo impegnati anche nel frenare soprattutto il traffico di sostanza stupefacente e in tal senso i risultati sono eloquenti perché sono state segnalate, ai sensi dell'articolo 75, diversi consumatori proprio nel comune di Priolo. Ovviamente l'attività è finalizzata non soltanto a bloccare il consumo, ma soprattutto anche coloro che detengono il traffico delle sostanze stupefacenti. E quindi ci muoviamo anche in questa direzione proprio con il precipuo obiettivo di arrestare, speriamo presto, i responsabili anche dei trafficanti appunto di sostanze stupefacenti. Ultimamente quindi abbiamo individuato un filone particolare, un segmento relativo al traffico dei reperti archeologici, siamo riusciti a individuare semplicemente però, bisogna dirlo, un segmento molto preciso che è quello relativo ai collezionisti. L'attività adesso, si spinge oltre, ed è, finalizzata a individuare invece coloro che scavano nelle varie necropoli e pertanto, arrecano un considerevole danno al patrimonio nazionale. L'attività da questo punto di vista continua e credo che nei prossimi giorni ci saranno ulteriori sviluppi proprio per quanto concerne questo specifico settore. Per quanto concerne la criminalità organizzata, ultimamente il commissariato è riuscito a individuare una persona ritenuta vicina al clan Nardo, che aveva ritenuto opportuno celarsi in un'abitazione proprio qui nel comune di Priolo. Il fatto che il personale del commissariato sia riuscito in brevissimo tempo a individuarlo attesta anche qui una significativa presenza delle forze dell'ordine.